Benvenuti amici e amiche di YouTube in questo nuovo nostro appuntamento solito con le videopillole di Sara il martedì sera. Anzitutto, grazie ai nuovi iscritti, il canale diventerà sempre più ampio, sempre più bello, sempre più aggiornato. Anche grazie alle nuove iscrizioni, ricordatevi anche di mettere i like se il video vi è piaciuto e anche di condividere i video. La condivisione dei video permette anche ad altre persone di prendere coscienza di sé. Ciò che io faccio per i nuovi iscritti attraverso questa mia rubrica che cerco di mantenere settimanale tutti i martedì sera è proprio attraverso delle videopillole, quindi pillole che insomma si mantengono entro i 30 minuti, che per me è proprio una pillola 30 minuti, considerando che faccio corsi che durano ore, 30 minuti è veramente una videopillola, è diffondere l'insegnamento che non è mio, faccio da tramite, ma dei maestri, sia del risveglio della coscienza che di cristianesimo esoterico. Quindi questo mi permette di far conoscere il cristianesimo esoterico, cioè la parte più profonda del cristianesimo, riservata a pochi eletti, per questo viene definita esoterico, ma anche poi di diffondere gli elementi di base del risveglio della coscienza. Il risveglio della coscienza, quindi sono i due grossi argomenti di questa rubrica del martedì, il risveglio della coscienza permette alla persona di risvegliarsi a se stessa, cioè di identificarsi con l'anima, di abbandonare gradualmente l'ego. Ovviamente queste sono videopillole, per chi volesse approfondire trovate tutti i link sotto al video. E perché io ho fondato una scuola, la scuola della nuova era, che si svolge in 3 anni, dico sempre non sono 3 anni solari, sono 3 anni a livello organizzativo, interiori sono 3 anni, e per farli tutti e tre ci vuole meno di un anno a livello solare, ma interiormente sono 3 anni, cioè sono 3 step evolutivi, 3 veri e propri passaggi di livello di coscienza. E quindi trovate tutti i eventuali approfondimenti nei link sotto al video, anche per gli incontri individuali, eccetera. Prima di iniziare ad andare a fondo, vi ricordo che voi potete scrivermi, ho lasciato libero spazio ai commenti sotto i miei video, quindi anche a questo, potete scrivermi non solo i commenti in sé per sé, che sono sempre graditi al di là di tutto, ma eventuali argomenti inerenti ovviamente al risveglio della coscienza e il cristianesimo esoterico che vorreste che io approfondissi. Quindi, se avete qualche argomento poco conosciuto o di cui vorrete avere chiarezza, me lo scrivete nei commenti e vedrò prossimamente di approfondirlo in delle videopillole apposite. Vi ricordo inoltre che io ho anche il canale Twitter, dove mi potete seguire, dove pubblico ogni mattina una pillola di risveglio o una pillola di cristianesimo esoterico. Quindi ogni mattina aggiorno continuamente il mio profilo Twitter, sempre inerente agli argomenti di cui io mi occupo, risveglio della coscienza e cristianesimo esoterico. Poi, in ultimo, vi ricordo che il 31 gennaio alle ore 17, presso la Biblioteca Raffaello di Roma, che si trova a fronte metro Anagnina, presenterò il mio ultimo libro, Quella inspiegabile paura di esistere, manuale di risveglio e guarigione. Trovate sempre tutto nei link sotto al video. Ed è ovviamente un evento gratuito, ci sarà anche uno spazio dedicato alle firmocopie, quindi firmerò le copie sia di chi lo acquisterà lì che di chi lo ha già acquistato, ma magari vuole conoscermi, vuole una dedica speciale, personale, a cui io tengo sempre molto, perché le mie dediche sono ovviamente sempre dirette alla persona che si rivolge a me, a ciò che mi arriva di quella persona. Perciò, insomma, se volete, ci vediamo il 31 gennaio presso la Biblioteca Raffaello di Roma. Trovate comunque tutto nel mio sito, nei link sotto al video. Detto ciò, fatto le dovute premesse, iniziamo con la videopillola di oggi. La videopillola di oggi riguarda sempre il testo da cui sto traendo spunto per l'approfondimento, che è l'imitazione di Cristo. Vi ricordate, questo testo l'ho fatto anche vedere più volte, L'imitazione di Cristo, che è un testo che assolutamente vi suggerisco, per chi soprattutto non avesse ancora visto i miei precedenti video, di avere.
È un testo che risale ai secoli XIII e XV, di cui l'autore resta sconosciuto, ma è collocato comunque in ambiente monastico. È un testo non sacro, ci tengo a specificarlo, come può essere la Sacra Bibbia, ma è un testo spirituale, questo è fuori dubbio. E è un testo profondo perché l'imitatio Christi, l'imitazione di Cristo, approfondisce attraverso i suoi libri. All'interno non è molto ampio, ma all'interno è formato da quattro libri. Il primo libro parla delle esortazioni utili per la vita dello spirito. Il secondo libro, che è quello che sto affrontando io, che sto approfondendo io nelle ultime videopillole, parla delle esortazioni che introducono alla vita interiore, quindi fondamentalmente riflessioni sulla vita interiore, anche proprio sul da farsi. Il terzo libro invece parla della consolazione interiore e poi, infine, il quarto libro del sacramento dell'altare. In realtà io sui sacramenti ho già fatto dei video che trovate nel mio canale sempre di YouTube, quindi risalgono a qualche mese fa. Voi che mi state seguendo dal mio canale potete facilmente trovarli. Ho parlato di tutti e sette i sacramenti e del significato esoterico di ciascun sacramento. E vi stupirete della profondità e dell'importanza dei sacramenti. Menti, cioè di ciò che è profondamente sacro e di ciò che vi aiuta a ricongiungervi con l'anima. Proprio domenica scorsa è stata il battesimo del Signore Gesù Cristo, la ricorrenza del battesimo del Signore Gesù Cristo che ricorre appunto l'8 gennaio. L'importanza del battesimo: Gesù Cristo è stato battezzato e quindi ha materializzato la discesa dello Spirito Santo nel suo corpo. A 30 anni spiegavo proprio domenica che ho tenuto il corso di secondo anno della scuola della nuova era, spiegavo proprio il significato profondo del battesimo. Il fatto che Gesù Cristo sia stato battezzato al 30° anno di età da Giovanni Battista ci fa proprio comprendere che l'imitazione di Cristo è la via maestra, è la strada. Spesso noi esseri umani ci riferiamo a tanti profeti, a tanti maestri, che poi i veri e propri maestri non sono visibili, sono invisibili, ma vengono erroneamente chiamati così anche sulla terra. Ai maestri, ai profeti, al fatto che ci siano personaggi particolarmente evoluti, con un certo livello di coscienza e che quindi possano esserci da maestri, possano indicarci la via. Bene, anzitutto va visto caso per caso, perché il vero iniziato è colui il quale è riuscito a trasmutare tutto il proprio ego a favore dei piani superiori dell'esistenza, il che, capite bene, è benché raro. Capita spesso nel mondo della spiritualità che ci siano persone che si occupano di spiritualità, ma non hanno mai fatto un vero e proprio lavoro di risveglio su di sé, di risveglio della coscienza, perciò fanno più danni che altro. Viene anche detto nella Bibbia, nel Vangelo, non si può vedere l'altro se non si è prima riusciti a vedere se stessi. E molte persone si occupano di spiritualità senza aver mai osservato chi sono, senza aver mai osservato e portato la luce della consapevolezza sul proprio ego. Quindi fate sempre attenzione a questo. Ecco, l'imitazione di Cristo l'ho scelta come via maestra per la diffusione dell'insegnamento, usufruendo di questo testo, appunto, l'imitatio Christi, l'imitazione di Cristo, perché di tutti i profeti, maestri o eventuali persone incarnate sulla terra in questo momento, ritengo che l'esempio di Gesù Cristo sia il primo e anche volendo l'unico esempio e più che sufficiente necessario per l'evoluzione di ciascuno di noi. Cioè, noi abbiamo un esempio colossale che è quello di Gesù Cristo, che ci permette, senza cercare altro, di avere le soluzioni a tutto, soluzioni interiori, soluzioni a livello profondo, a livello animico, ma tant'è che è così. E perciò perché non andare a vedere nel dettaglio tutta la vita di Gesù Cristo, dalla sua nascita, ai 30 anni della sua crescita interiore, alle iniziazioni, no? La prima iniziazione di Gesù Cristo è stata la nascita.
il battesimo è stata un'altra iniziazione e così via. Quindi, perché Gesù Cristo si è incarnato sulla terra? Per dare a noi l'esempio di come avviene l'evoluzione interiore. Questo è l'aspetto più affascinante, secondo me, del cristianesimo esoterico, il fatto che ci dà una chiave di lettura profonda, e Crisostomo su questo fu uno dei padri del cristianesimo esoterico, di una lettura differente del cristianesimo. In realtà, mi contraddico forse anche un po' da sola, non è una lettura differente, usiamo le parole appropriate, è una lettura approfondita. Il cristianesimo esoterico, quello più superficiale, è quello che noi tutti conosciamo, che è sì utile, ma si mantiene superficialmente a galla, immaginate, no? Mentre invece il cristianesimo esoterico va a fondo del significato profondo, cioè il fatto che Gesù Cristo si sia battezzato a 30 anni, che significato ha per me che adesso sono qui incarnata sul pianeta Terra, che ho difficoltà ad arrivare a fine mese e a pagare le bollette? Per esempio, faccio un esempio, come posso riportare l'esempio, l'imitazione, vedete, imitazione di Cristo, l'esempio della vita di Cristo nella mia vita? Come? È quello che io sto cercando di fare sia con la scuola della nuova era che ho fondato qualche anno fa, sia con queste videopillole per voi, sia con i miei Twitter quotidiani. Questo è il mio scopo, ci tengo a condividerlo, a chiarirlo subito, immediatamente con voi. Oggi l'argomento, quindi, che ho scelto continua sul filone della precedente videopillola, cioè sul libro secondo, che si occupa della vita interiore. L'altra volta abbiamo visto proprio la vita interiore, oggi vediamo la riflessione su se stessi. Perché la riflessione su se stessi? Perché, come vi accennavo prima, se io non ho un'aderenza a ciò che sono, non posso aderire a ciò che ho attorno a me. Riflettere su se stessi non è una riflessione sul piano mentale, perché sapete un pochettino, chi mi segue già da un po', penso che abbia iniziato a comprenderlo, che i piani dell'esistenza, i piani di manifestazione dell'esistenza sono sette. La mente rientra nei tre piani inferiori dell'esistenza. Il fisico, il corpo fisico, il corpo emotivo e il corpo mentale rientrano nei tre piani inferiori dell'esistenza. Di conseguenza, la mente mente, le emozioni deturpano il potere dell'anima e così il corpo fisico. Sappiate che il veicolo fisico, il veicolo emotivo, il veicolo mentale sono solo veicoli per l'anima, cioè sono mezzi, strumenti che l'anima utilizza per incarnarsi sul pianeta e per fare un ulteriore processo evolutivo, né più e né meno. Quindi sì, vanno tenuti in conto, ma non più dell'anima, non più della riflessione, eccoci, no? Che veniamo all'argomento di oggi su noi stessi. Se volete approfondire i sette piani dell'esistenza, trovate anche qui un video fatto recentemente nel mio canale dove parlo un po' più dettagliatamente dei sette piani dell'esistenza. Vi ricordo che se volete magari un approfondimento su qualche argomento, scrivetemelo sotto il video di YouTube e vedrò cosa riuscirò a fare nelle prossime settimane. C'è già un argomento che mi è stato scritto di voler approfondire, vediamo che riuscirò a fare, perché comunque è importante per me andare avanti con l'imitazione di Cristo e darvi questo messaggio. Se riesco ad aggiungere anche un altro video, altri video, insomma, per approfondire gli argomenti che mi dite o magari integrarli nella videopillola settimanale. Quindi capite l'importanza. Se io non mi identifico con la mia anima, quindi non mi risveglio a me stessa, sarò sempre catturata dalla mia mente, dalle mie emozioni e dal mio corpo, che quindi avranno la meglio su di me, avranno il potere su di me, saranno loro a gestire me, non io come anima ad utilizzare i miei corpi. Capite? C'è una differenza sostanziale, abissale. Per questo chi inizia un percorso di risveglio della coscienza non è più quello di prima. E meno male, cioè inizia veramente ad essere sé, inizia veramente ad essere se stesso ed ecco che quindi anche la realtà attorno a sé cambia completamente. Allora andiamo a leggere il capitolo quinto del libro secondo dell'imitazione di Cristo, il passaggio sulla riflessione di se stessi. Ricordatevi che lo scopo è utilizzare, tra virgolette, ovviamente l'esempio
di Gesù Cristo per portarlo nella vita di tutti i giorni, l'imitazione di Cristo. Non possiamo fare troppo affidamento su noi stessi, perché spesso ci vengono a mancare la grazia e il discernimento. Attenzione bene che la grazia e il discernimento sono due emozioni superiori. E che il discernimento è una virtù o emozione superiore che si acquisisce sui piani superiori dell'esistenza, cioè che si acquisisce quando noi acquisiamo un nuovo livello di coscienza. Con il risveglio questo accade. Poca luce è in noi e d'un tratto la perdiamo per la nostra trascuratezza. Quando qui si parla di poca luce in noi e la perdiamo per la nostra trascuratezza, è proprio un riferimento al fatto che l'identificazione con i corpi inferiori dell'esistenza, cioè ci identifichiamo con i pensieri, ci identifichiamo con l'emozione, ci identifichiamo col corpo fisico, noi ci identifichiamo pure con un mal di testa. Basta poco per identificarsi col corpo fisico. Mi viene il mal di testa, perdo completamente la coscienza di me. Per non parlare poi di sintomi molto più importanti o gravi, la vostra centratura deve rimanere. Ovviamente non ve lo potete autoimporre, va fatto un risveglio della coscienza per far sì che voi vi identifichiate con l'anima e siate voi anima ad utilizzare i corpi e non viceversa. Tant'è che finché non accade questo e non approda un nuovo livello di coscienza, perché poi la trasformazione prevede proprio degli step, io sto nel buio fondamentalmente, non percepisco la luce dentro di me, figuriamoci fuori. Questo viene detto qui. Spesso poi non ci accorgiamo di essere interiormente tanto ciechi. Spesso facciamo il male e ancora peggio lo scusiamo. Questo proprio perché stiamo nel buio più completo, essendo identificati con la personalità. Talvolta ci muove la passione e la gradiamo zelo, riprendiamo negli altri le piccole mancanze e passiamo sopra le nostre, anche se gravi. Avvertiamo con grande prontezza e diamo grande peso a ciò che gli altri ci fanno sopportare, ma non avvertiamo quanto gli altri sopportano da parte nostra. Questo è proprio perché manca la percezione di noi. Quando manca la percezione di te, quando ti manca la percezione di te, non potrai mai percepire chi è veramente l'altro. Quindi sappiate che finché non avrete una buona percezione di voi, non incontrate gli altri, incontrate sempre solo voi stessi. Ed incontrate quindi sempre persone che fanno da specchio a ciò che voi siete, a ciò che voi in quel momento volete che poi esca fuori a specchio dall'altro. Ma quindi non è ancora l'autenticità, è quell'aspetto di voi da trasmutare, ma non è ancora voi, perché è proprio un processo a step. Avvertiamo con grande prontezza e diamo grande peso a ciò che gli altri ci fanno sopportare, lo abbiamo detto, chi ponderasse bene e con giusta misura le proprie debolezze, non giudicherebbe con severità gli altri. Legge dello specchio, eh? L'uomo interiore antepone la cura del suo spirito a tutte le altre. E chi ferma diligentemente l'attenzione su se stesso, facilmente tace degli altri. Ecco, questo è il cuore del risveglio della coscienza. Lo rileggo. Chi ferma diligentemente, aggiungo io con volontà, perché ci vuole tanta volontà a portare l'attenzione su di sé, l'attenzione su se stesso facilmente tace degli altri. L'attenzione su di sé è quello di cui mi occupo io, il risveglio della coscienza, portare l'attenzione su di sé attraverso l'autosservazione e che porta a una trasmutazione interiore, all'approdo a nuovi livelli di coscienza, all'approdo ai piani superiori dell'esistenza, abbandonando quelli inferiori. E questo porta a un cambiamento di vita. Tu non sarai mai uomo interiore se non tacerai degli altri e se non riserverai ogni attenzione a te stesso. Per attenzione qua non si intende l'attenzione all'ottava bassa, come viene spesso comunicato, purtroppo. Cioè, io ho attenzione su di me perché mi curo di me, mi vado a tagliare il capello, non lo so, vado dall'estetista o queste cose qui. Qui si parla di un'attenzione all'ottava alta, cioè la presenza a se stessi. Finché voi non siete presenti a voi stessi, non ci siete mai, non esistete. Iniziate ad esistere nel momento in cui siete in grado di stare presenti a voi stessi istante per istante, di autosservarvi. Se sei tutto intento a te, a Dio, poco ti disturberà quello che percepisci dal di fuori. Ed è proprio vero, perché a un certo livello di coscienza tu il fuori lo percepisci solo come funziona nella tua crescita. E
E dove sei tu quando non sei presente a te stesso? Bella domanda, la ripeto. E dove sei tu quando non sei presente a te stesso? Vi rispondo io, visto che voi non potete. Non ci sei. Quando tu non sei presente a te stesso, non ci sei. Stai in quella fase definita addormentamento. E quando anche tu avessi percorso il mondo intero, che cosa avresti guadagnato trascurando la tua anima? Che bello. Io penso che questo, anche altri testi, non è l'unico, ma questo testo, L'imitazione di Cristo, è assolutamente a livello spirituale uno dei testi migliori in circolazione. È uno dei doni più grandi che la vita ci potesse fare. Non sto esagerando nel dirlo, perché vi rendete conto quanto può essere determinante la stesura di un libro di questa caratura. E comunque parliamo di un libro spirituale che risale al XIII-XV secolo. Quindi pensate l'importanza delle riflessioni. Quindi vi rileggo la domanda: che cosa avresti guadagnato trascurando la tua anima? Infatti, nel mio sito, la domanda un po' provocatoria che ho inserito nella home page è proprio: vuoi curare l'anima? Perché deve essere proprio un atto di volontà. Per avere pace e armonia vera con te stesso, devi lasciare da parte tutto, avere davanti agli occhi solo te, non a livello egoistico, al contrario, solo te proprio perché riponi la massima attenzione, attenzione intesa come presenza ed autosservazione, ad autosservarsi, a varti e stare presente a te stesso, perché stando presente a noi stessi ci accorgiamo di tutti i meccanismi, dei piani inferiori dell'esistenza, cioè della personalità. Farai quindi molto progresso, ecco quello che vi ho spiegato poc'anzi, se sarai riuscito a mantenerti libero da ogni preoccupazione temporale. Nel cristianesimo esoterico, per temporale si intende quello che nel cristianesimo esoterico e nel risveglio della coscienza viene definito piano inferiore dell'esistenza. Quindi, temporale inteso come che ha un tempo limitato, che è uno strumento a servizio dell'anima. Bene, per strumento a servizio dell'anima e tempo limitato si intende proprio l'espressione dei piani inferiori dell'esistenza. Regredirai molto invece se darai importanza alle cose del mondo. Dico infatti spesso io, tu sei nel mondo, ma non appartieni al mondo. Niente per te sia grande, niente eccelso, niente gradito, niente caro, se non solamente Dio e ciò che viene da Lui. Dio, che è composto dalla parola io, non so se avete mai posto l'attenzione a questo, Dio che è il ritorno poi alla casa del Padre. Che lo spiego nel primo anno, ora spiegarlo in una videopillola è complicato, però lo dovete prendere per buono. Il ritorno alla casa del Padre. Da Dio io tutto si genera per passare attraverso l'io e tornare con consapevolezza alla casa del Padre. Considera vana ogni forma di conforto che ti viene da una creatura, cioè da ciò che appartiene ai piani inferiori dell'esistenza, ma assestati, ci invita qui, sui piani superiori dell'esistenza. L'anima che ama Dio disprezza tutte le cose che stanno sotto di lui. Per disprezzo qui non si intende un disprezzo di nuovo all'ottava bassa, cioè negativo, ma si intende un disprezzo, cioè un distacco graduale dall'ego, dai piani inferiori dell'esistenza, e un approdo graduale ai piani superiori dell'esistenza. Soltanto Dio eterno immenso, che tutto riempie di sé, è il conforto dell'anima e la gioia del vero cuore. Effettivamente, per Dio si intende tutti i piani superiori dell'esistenza: il buddico, l'atmico, il monadico, il divino sé. Trovate i dettagli nel mio video sui sette piani dell'esistenza. Ed effettivamente, l'approdo ai piani superiori dell'esistenza, che sono i piani più vicini all'espressione del Dio, dell'uno, Dio inteso anche come uno. L'energia creatrice, l'energia universale, l'energia da cui tutto proviene, è ovviamente l'energia della gioia pura, l'energia della pace interiore, l'energia dell'essenza, quella che poi viene definita anche nel cristianesimo esoterico l'essenza cristica. Essenza cristica, cioè il Cristo che sceglie un corpo in cui incarnarsi. Bene. Abbiamo terminato qui oggi con questa riflessione, ci vediamo martedì prossimo con un'altra
videopillola e quindi un altro argomento e un ulteriore passaggio di questo risveglio interiore coadiuvato da elementi di cristianesimo esoterico, quindi un altro passaggio ulteriore tratto dal testo dell'Imitazione di Cristo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Qualunque approfondimento vogliate fare, trovate ormai i video sul mio canale, ma trovate anche tutti i link sotto i video dove trovate il mio sito, anche i miei contatti nel caso in cui ne aveste bisogno. E ci vediamo presto, vi ringrazio per l'attenzione. Ricordatevi che non bisogna cercare di guarire il corpo senza curare l'anima. Ciao!